Tra un po' arrivo. Vai. Allora, buonasera a tutte e a tutti, sia per chi è qui con noi, sia per chi ci sta seguendo online su Facebook in diretta. Scusate l'attesa, ci stavamo organizzando e conoscendo. Intanto grazie per essere qui, per noi questo momento è veramente molto importante e un confronto che ci auspichiamo essere prezioso per tutti. Anche per chi è qui stasera con noi. Intanto ringrazio le nostre ospiti di aver accettato questo invito e crediamo che oggi sia importante confrontarsi su queste tematiche sia per i dibattiti che stanno muovendo e sia per incontrarci e conoscerci meglio. Io sono Mariana Toscano e sono curatrice di accoglienza del progetto Oltre la Strada, alla Casa delle Donne contro la Violenza di Modena. Il progetto è attivo in associazione dal 97 e da allora ad oggi ci sono venute tante domande, tanti quesiti, ci siamo confrontate anche sul piano politico su alcune tematiche. E le due domande che ci hanno spinto a poi organizzare questo evento sono state se, allora la prima, se lo sfruttamento sessuale è riconosciuto come una violenza di genere e se lo sfruttamento sessuale è riconosciuto anche come uno sfruttamento lavorativo. Da questa domanda siamo andati alla seconda, cioè se il sex work è riconosciuto e considerato un lavoro oppure no, e che cosa cambierebbe, se ci potrebbero essere dei punti di forza in più o delle difficoltà maggiori. Crediamo che stasera l'incontro tra la rete, quindi soggetti che sono attivi nel territorio, che propongono percorsi anche di sostegno alle donne che vogliono uscire da situazioni di sfruttamento e anche di sostegno alle sex worker nel territorio, con invece delle persone che fanno attivismo sia scientifico, quindi di ricerca, sia divulgativo, sia fondamentale per la crescita di ciascuna di noi. E anche per ricostruire quelli che sono dei preconcetti, dei pregiudizi, degli stereotipi culturali che a volte limitano un po' anche la conoscenza della persona che noi ci troviamo di fronte a conoscere. Allora, vi presento le nostre ospiti, così poi lascio la parola a loro, si presenteranno magari meglio. Tatiana Incu è vicerente antitratta di Modena. Nel progetto Oltre la Strada e lo sfruttamento collaboriamo sin dall'inizio. Silvia Ferri è con noi, è coordinatrice dell'unità di strada di Modena e anche di Reggio Emilia. Modena ha un'esperienza di 10 anni. È con noi Emanuela Patecola, ricercatrice che ringraziamo, viene da Genova, ricercatrice e docente universitaria, e Giulia Zollino, che è antropologa, esperta di educazione sessuale, content creator e sex worker. Vi auguriamo una bellissima serata e io vi lascio perché mi posiziono lì e al bisogno torno per non stare troppo vicine. Grazie a tutte. Buona serata, inizierà Tatiana Incu. Per chi già conosce il progetto e oggi sentirà per l'ennesima volta le attività e il progetto in sé.
prevalente per dire progetto è un progetto appunto, un progetto regionale che esiste sul territorio, sul territorio di Modena dal 97, e sul territorio di Modena da sempre c'è stata una rete molto importante grazie al quale è stato possibile realizzare tanti progetti e tanti percorsi di integrazione. E la rete ovviamente è creata dal pubblico e dal privato sociale, comprese anche le due associazioni che appunto fanno parte della rete, quindi Casa delle Donne e l'Associazione Marco e Maria, che mettono anche a disposizione i posti in accoglienza per le persone che hanno scelto di uscire dalla tratta dello sfruttamento. Diciamo che per dare anche un'introduzione rispetto anche alla normativa con quale si sta portando avanti il progetto. Solitamente il progetto ha sempre fatto riferimento all'articolo 18 del testo unico sull'immigrazione della legge 286 del 98. E, anche se questa normativa diciamo, ha avuto degli sviluppi non proprio ben riconosciuti, nel senso che l'articolo 18 prevede il doppio binario, che è quello del percorso sociale e del percorso giuridico. Percorso sociale, qualora un ente che ha in carico la vittima di tratta ha rilevato indicatore di tratta e grave sfruttamento, può presentare una richiesta alla questura per rilascio di permesso di soggiorno percorso sociale. Diciamo che questo percorso, questo binario, ormai è un binario morto da più di 10 anni, quindi le questure in realtà non applicano più questo binario, ma sempre di più il binario con quello giuridico, diciamo. E dove la persona, la vittima, deve comunque formalizzare una denuncia e ultimamente neanche questo basta alle questure, perché oltre ad essere avere aderito a un percorso di protezione sociale per formalizzare la denuncia, le questure chiedono anche un nulla osta del magistrato, quindi soltanto in quel caso viene rilasciato il permesso di soggiorno, l'ex motivo umanitario, l'attuale caso speciale. E, diciamo che a fronte dei profondi mutamenti dei percorsi migratori, si è sempre di più si è notato un incremento della presenza delle persone, delle vittime di tratta all'interno dei circuiti CAS. E sempre di più ci siamo chiesti come far arrivare le persone che sono vittime di tratta all'interno di questi sistemi di accoglienza. In collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, che è capofila del progetto, e in collaborazione con tutti i progetti antitratta dalla Regione, si è cercato di avviare una collaborazione con le commissioni territoriali per richiedenti asilo e protezione internazionale, e in particolar modo con l'Emilia-Romagna, con la commissione territoriale della prefettura di Bologna e la commissione distaccata di Forlì-Cesena. Parallelamente abbiamo cercato di avviare una collaborazione con il centro di accoglienza straordinaria, quindi abbiamo realizzato un'azione sperimentale con tutti gli enti gestori CAS sul territorio di Modena, proprio per la messa in rete dei sistemi di accoglienza. Quindi abbiamo cercato di mettere insieme il centro di accoglienza, i minori stranieri accompagnati, SPRAR e l'Oltre la Strada, con l'obiettivo, diciamo così, di sensibilizzare gli enti gestori sul tema della tratta e grave sfruttamento, condividere indicatori della tratta e grave sfruttamento, sostenerli soprattutto nell'individuazione delle potenziali vittime di tratta e poi di definire le modalità di invio al progetto. Dietro a questa azione sperimentale si è realizzato delle linee guida che sono state poi inviate a tutti gli operatori dei CAS in modo per facilitare, aiutare nell'individuazione delle potenziali vittime di tratta. E, diciamo che questo ha dato dei risultati, giusto per non annoiarvi con i numeri, ma nel 2019 abbiamo avuto come progetto di Modena, solo di Modena, abbiamo avuto indicativamente su 80 segnalazioni di casi dal progetto antitratta. E, di questi, diciamo così, dal numero totale della segnalazione,
queste, sono 80, però la percentuale, diciamo, 80% sono donne, e la maggior parte di queste sono diciamo, sfruttate nell'ambito sessuale. Le restanti, diciamo, del 20% sono state di segnalazione di maschi, anche qua prevalentemente di nazionalità nigeriana, che sono state coinvolte nell'attività illecite. Ovviamente anche qua lo sfruttamento comporta anche alcuni, diciamo, pericoli rispetto a questa attività, oltre al fatto che vanno a compiere un reato, ma ci sono anche rischi per la salute, perché poi le persone con il fatto di poter vendere e spacciare devono anche capire che cosa vendono, quindi questa comporta anche un consumo delle sostanze e di conseguenza comporta anche una dipendenza di sostanze. Diciamo che quello che abbiamo notato nell'ultimo periodo, quello che in entrambi gli ambiti di sfruttamento è venuto a mancare, diciamo, il confine del genere, chi fa che cosa. Se solitamente eravamo abituati che nell'ambito dello sfruttamento sessuale erano coinvolte le mamme, le donne, le madame, ora non più, ci sono sempre più le figure maschili che hanno un ruolo importante. Figure maschili che vanno a prendere la donna dalla struttura dove si trova o dal progetto all'interno del quale è stata inserita, per spostarla su un altro territorio, oppure spostarla anche fuori dal territorio italiano, magari uno stato europeo, oppure anche andare semplicemente a ritirare i soldi per poi mandarli alle mamme. Come anche dall'altra parte si è notato che comunque c'è anche lì un coinvolgimento della figura femminile nell'attività di spaccio. E ovviamente il progetto non lavora soltanto su questi due ambiti, quindi sullo sfruttamento sessuale e lavorativo, accattonaggio, sì, attività illeciti, ma anche accattonaggio, e sul territorio di Modena attualmente abbiamo le due nazionalità che sono quelle che prevalgono per quanto riguarda questa attività, che sono Romania e Nigeria. Un altro ambito sul quale stiamo lavorando con il progetto è quello dell'ambito dello sfruttamento lavorativo. E su questo ambito abbiamo cercato di capire, diciamo, entrare un po' di più nel merito dello sfruttamento lavorativo, e oppure che tipo di forme di sfruttamento lavorativo ci siano all'interno dei negozietti Pakistan e Bangladesh, e di capire qualcosa in più, diciamo, anche rispetto allo sfruttamento in agricoltura. Nel 2000 e l'anno scorso, 2019, abbiamo avviato un'azione sperimentale proprio mirata a questo obiettivo qua. Diciamo che è un fenomeno sul quale non abbiamo ancora una statistica, perché abbiamo delle prese in carico e su quale comunque stiamo cercando di approfondire sempre di più il meccanismo dello sfruttamento. Non è un fenomeno, ma quello che abbiamo riscontrato ultimamente è che da indicativamente un anno e mezzo o due un incremento di donne in stato di gravidanza e con minori che hanno una situazione rispetto alla regolarizzazione non definita oppure interrotta, che hanno transitato in qualche modo all'interno dei CAS. Diciamo che in base alla casistica che abbiamo avuto, alla percezione che abbiamo avuto, è quella di che ci sia una strumentalizzazione da parte della maternità, soprattutto da parte del compagno, fidanzato, presunto padre. Questo dico proprio per il fatto la casistica che abbiamo avuto, i numeri che abbiamo avuto rispetto a queste persone che, dopo aver riconosciuto i figli e in qualche modo si sono anche regolarizzati, perché hanno sfruttato in qualche modo il bambino in fase di commissione o in fase di ricorso, sono spariti, non ci sono più nella vita della donna né neanche per il bambino. Quindi in quest'ottica abbiamo pensato come servizio di avviare un'azione sperimentale che è tuttora ancora in essere,
proprio per fortificare già la, diciamo, il sistema di collaborazione che c'è avviato con il progetto della strada e il servizio sociale minori nella gestione di queste situazioni che appunto sono sempre minori. Mi ero proposta di, questa è, diciamo così, la presentazione un po' del progetto e di quali sono le attività su quale il territorio di Modena, il progetto di Modena per la strada sta lavorando. In realtà mi ero anche proposta di vedere quali sono state le trasformazioni del progetto di prima e quali sono le trasformazioni che ci sono ancora. Diciamo che se parliamo dei percorsi migratori delle persone, delle donne in particolare, e se la prima violenza in passato avveniva nel paese di origine, dove comunque la persona veniva sottoposta di tutto alla promessa del lavoro, e al secondo momento era comunque legato al viaggio per arrivare in Italia, era un viaggio comunque lineare, un viaggio in aereo, con un visto, con un passaporto, e in una fase successiva si scopriva l'inganno, quindi l'avvio della prostituzione. Ora diciamo che se la prima forma della prima forma di violenza è rimasta uguale, quindi parliamo del rito voodoo e dell'inganno, quello che è cambiato sono proprio il percorso per arrivare in Italia, quindi parliamo di viaggi, come ben sappiamo ormai tutti, sono dei viaggi particolarmente violenti e soprattutto per le donne già nel tragitto, quindi un viaggio a terra, se prima se era un viaggio di aereo, adesso è un viaggio a terra, con violenze di ogni genere, sequestri nel periodo per arrivare in Libia, con richieste di riscatto che ovviamente i trafficanti poi si rifanno sulla vittima, quindi aumento del debito. Con l'arrivo in Libia, dove le persone, le donne in particolar modo, in questo paese che è di transito, vengono avviate alla prostituzione nel Connection House, con condizioni atroci e senza un minimo di rispetto per la dignità umana. Come sappiamo, nel febbraio del 2018 c'è stato anche l'editto di OPA, che questo in parte ha, l'editto di OPA sappiamo tutti, è la liberazione delle persone, delle vittime tratte da questo vincolo che avevano con le loro madame attraverso il rito voodoo. Diciamo, questo in qualche modo ha dato qualche forma di libertà, ecco, alle donne, quindi non c'è più un controllo assiduo da parte delle madame, benché comunque rimanga il debito su questo, cioè, quindi per loro è un potente vincolo da parte delle madame. Anche sulle madame, se vogliamo dire due cose rispetto al passato, le madame erano quelli che abitavano la stessa casa con la vittima, le controllava momenti 24 ore su 24, arrivavano a casa, controllavano se hanno dei soldi addosso o meno. Ora le madame non ci sono più, quasi non vivono mai con le vittime, addirittura possono essere nei paesi di origine, quindi risiedere in Nigeria oppure in un altro paese della comunità europea tranquillamente, e da lì gestire un po' gli affari tramite soggetti terzi, che appunto sono quelli che vanno a prendere le donne, le vanno a portare su altri territori, o nella gestione anche del trasferimento di denaro, per intenderci. Se appunto prima la donna veniva sottoposta obbligatoriamente all'attività prostitutiva, adesso la donna comunque viene data, diciamo, la libertà di scelta nell'attività che vuole svolgere per restituire il debito. Quindi questa libertà le donne in qualche modo hanno provato anche a sfruttarla, avendo indicazione anche dai soggetti terzi che sono coinvolti nell'organizzazione, che l'attività costruttiva può essere quella più redditizia.
Le donne, soprattutto quelli che abbiamo avuto in carico nell'ultimo periodo, magari hanno svolto un'attività costitutiva per la comunità, comunità nigeriana e per altre comunità comunque straniere, oppure anche la precisazione tramite social network, tramite Facebook, banalmente WhatsApp o altre forme di manifestazione. Ecco. Diciamo che queste sono le forme di violenza che le donne hanno vissuto e vivono tuttora in questo periodo. Se noi pensiamo che una donna che è uscita dalla tratta dello sfruttamento ed è entrata in un sistema di accoglienza, se noi pensiamo che abbia finito di subire violenza, no, nel senso che c'è un altro tipo di violenza, io la chiamo la violenza modernizzata, istituzionalizzata, non lo so, chiamiamolo come vogliamo. Mi spiego meglio, nel senso che sì, la persona è uscita da un sistema di tratta e sfruttamento, entra in un sistema di accoglienza e già per il fatto che una persona deve aspettare 2 o 3 anni nel regolarizzarsi, diciamo, anche questo comporta una forma di violenza, una violenza non cruente ovviamente, ma una violenza che continua. Diciamo, il tempo lungo della regolarizzazione comporta anche l'appuntamento per andare a presentare un C3, l'appuntamento per andare in commissione, l'esito della commissione, quindi i tempi sono lunghi. Se sei fortunato e hai un esito positivo, ti è andata bene. Se hai avuto un esito negativo, vuol dire che il tuo calvario, diciamo, continua, perché devi fare dei ricorsi, quindi il periodo della regolarizzazione aumenta maggiormente. Un'altra forma di violenza, che io la chiamo la violenza modernizzata, è quello nel raccontare la storia, quindi il sistema chiede alla persona di raccontare molteplici e molteplici volte la propria storia, quindi presentaci tre, la tua storia, prepararti per andare in commissione, la tua storia, vai in commissione la tua storia, la commissione non ti crede, ti invia l'antitratta la tua storia, quindi forme di violenza che anche questa la dobbiamo tenere presente. E secondo me questo dover raccontare così tante volte la propria storia a sistemi di accoglienza diversi, a operatori diversi, può rendere la persona anche distaccata rispetto a quello che è l'obiettivo finale. E soprattutto privare del suo significato, ecco, cioè questo andrebbe tenuto in considerazione. Il non sentirsi ascoltati o creduti in commissione e non vedersi conoscere nessun documento, questa comporta anche una sfiducia della persona nei confronti del sistema di accoglienza e può anche comportare il rischio di rivittimizzazione per la vittima, per la persona di per sé. L'altro aspetto sul quale penso che sia importante è anche il fatto di etichettare la persona. Quindi io sistema ti riconosco un documento, ti riconosco un qualcosa se tu appartieni a una certa categoria. Quindi ti riconosco qualcosa se tu appartieni all'antitratta, ti riconosco se tu sei una persona con problematiche psicosociali, non so, qualcosa, comunque devi appartenere a un qualcosa. Penso che questo appartenere a qualcosa vada un po' a farci perdere di vista alcuni aspetti. In ultima, poi dopo concludo, l'altro aspetto sul quale penso che anche noi stessi, gli operatori che lavoriamo nel sociale, operiamo con le persone, tendiamo a sviluppare una protezione tale verso le persone, insomma, nei confronti delle persone che abbiamo in carico, che arriviamo talvolta in modo anche, diciamo, inconsapevole di infantilizzarli. E questo ci fa perdere di vista un po' le capacità che possono avere le persone,
diciamo, anche tutta la parte dell'empowerment della persona, l'autodeterminazione della persona, quindi penso che su questo in realtà noi primi che lavoriamo nel sociale dobbiamo invece un po' vedere che si è trasformato il fenomeno e penso che noi primi come operatori dovremmo anche avviare, diciamo, un tavolo di ragionamento rispetto anche a questo, e essere un po' anche, forse anche più flessibile rispetto al cambiamento del fenomeno e essere pronti per eventuali futuri altri cambiamenti. Ma questo proprio nell'ottica di togliere l'etichetta alla persona, perché continuare a mantenere una persona con un'etichetta, con un bollino sopra, questo ovviamente è un, diciamo, non lo vedo costruttivo per la persona stessa. Io qua mi fermo. Qui ci sono delle domande? Ciao a tutti, a tutte. Io mi chiamo Silvia Ferro, sono la coordinatrice del progetto di Unità di Strada del Comune di Modena e del Comune di Reggio Emilia, e sono due appalti della cooperativa Paredes, quindi vuol dire che sono di Reggio Emilia Paredes. E lavoro nell'ambito della bassa soglia da una decina di anni. Ho fatto vari anni prima con un target diverso, che era quello della nostra dipendenza, e da 10 anni appunto sono in strada con l'unità di strada del centro strade di Modena. Volevo descrivere in breve intanto che in che cosa consiste il nostro servizio, nel senso che come cappello noi abbiamo il progetto di Trella Strada della Regione Emilia Romagna. Dentro al progetto Trella Strada, oltre che la fetta dell'accoglienza di tutta la parte matatiana, c'è appunto anche l'area della riduzione del danno, che comprende le unità di strada e il progetto invisibile. Che cosa sono? Le unità di strada sono quei gruppi di lavoro che vanno a contattare in loco le persone che si prostituiscono. E per il loco mi riferisco proprio alla strada. Quindi noi andiamo in strada sia in fascia diurna che in fascia notturna e andiamo a contattare le persone che sono o vittime di tratta, sfruttamento sessuale o comunque esercitano la prostituzione in maniera libera e autonoma. Invisibile invece è una branca sempre della riduzione del danno che lavora con le persone che si prostituiscono indoor. Indoor intendo appartamenti, centri massaggi, comunque tutti quei luoghi al chiuso, tanto mi faccio con un club, adesso con me. E quindi capite bene che è un target che è estremamente difficile da raggiungere, perché comunque appunto, abbiamo chiamato il progetto invisibile perché non le vediamo, cioè facciamo molta fatica a vedere. Tenete conto che la proporzione più o meno tra chi si prostituisce in casa e chi si prostituisce al chiuso è 1 a 3, 1 a 4, dipende dalle città. Quindi se abbiamo una donna sulla strada, è sicuro che ne abbiamo 1 a 3 o 4 che si prostituiscono al chiuso. Da qui l'importanza di fare delle azioni che siano mirate proprio al contatto di questo target, perché sennò rimane invisibile. La metodologia che utilizziamo è quella della riduzione del danno. Da definizione la riduzione del danno, per riduzione del danno si intendono tutte quelle strategie e azioni fino ad arrivare alle politiche sociali e messe in atto dai servizi sanitari per ridurre le conseguenze negative di un determinato comportamento illegale o legale. Comportamenti illegali mi riferisco alla sua dipendenza, quindi comunque riduzione del danno in ambito della sua dipendenza. Mentre per quelli legali ovviamente mi riferisco alla prostituzione, che come tutti sappiamo in Italia non è reato prostituirsi, quindi a mio modesto parere non lo considero neanche un comportamento negativo. Però scendiamo, definiamo bene i target, perché sennò si perde un po' il significato. E in strada, appunto, come dicevo prima, per me non è un comportamento negativo per le persone che si prostituiscono autodeterminandosi e in maniera autonoma, perché ci sono anche loro. Ci tengo a dirlo perché di solito, e questo ero sinceramente è un errore, ma ingenuamente non è un errore, però l'ho fatto anch'io all'inizio, quando ho iniziato a lavorare tanti anni fa,
e le vedevo un po' tutte come vittime. Ci sono, assolutamente, una fetta molto grossa, quella delle vittime di sfruttamento sessuale, ma non è l'unica. C'è tutta una fetta di persone che ci tiene ad essere riconosciuta come una lavoratrice sessuale, che secondo me dobbiamo tutti ricordarcene, insomma. E che obiettivi ha l'unica di strada del progetto di Visibile? Allora, gli obiettivi principali sono quelli di prevenzione sanitaria. E per prevenzione sanitaria intendo il diritto e la possibilità di non essere contagiate e di non contagiare. Quindi noi in strada, proprio per arrivare ad avere un esito di questo obiettivo, consegniamo preservativi gratuitamente a tutte le donne. Già lubrificante, insegnando come utilizzarlo, perché comunque molte persone non sembra assurdo, ma non sanno come utilizzare determinati presidi sanitari. Consegniamo ad oggi, in epoca di emergenza Covid, le mascherine, il gel igienizzante e un volantino informativo in tutte le lingue rispetto al Covid. E diamo anche un volantino sui nostri riferimenti, proprio perché le persone possano intanto avere un cellulare con cui raggiungerci. E poi dopo capire esattamente che cosa facciamo nella loro lingua, perché in strada ci teniamo a rubare veramente 5-10 minuti alla persona, in quanto per le persone controllate diventa un problema se noi stiamo lì di più e non riescono a lavorare, e perché non è controllata diventa una mancanza di rispetto, perché ovviamente stanno rubando il tempo al suo lavoro. E, altro obiettivo dell'unità di strada è quello di fare da ponte con gli operatori che lavorano per l'accoglienza. Quindi, per le donne che noi viviamo, donne, uomini o trans, scusate, sempre parlato al femminile, ma in realtà noi lavoriamo con tutti i generi. E, da ponte che cosa vuol dire? Vuol dire che praticamente le persone che noi viviamo vulnerabili, fragili, o che comunque ci fanno capire anche direttamente dalla strada che possono avere bisogno di un aiuto diverso rispetto a quello sanitario, cerchiamo comunque di agganciarle e di portarle in ufficio per capire un po' meglio la loro situazione. E nel momento in cui ci fanno richiesta di informazioni rispetto ai documenti, piuttosto che aspetti legali o di altro tipo, le inviamo agli operatori che lavorano in accoglienza, in modo che riescano a fare una valutazione ed eventualmente svolgere le versioni, insomma, di queste persone. E noi come operatori accompagniamo le persone sempre gratuitamente, perché siamo dentro al piano di prevenzione sanitaria regionale, e accompagniamo all'interno del consultorio familiare di Modena ad effettuare visita ginecologica, pap test, tutta la gamma delle offerte per la salute della donna. E sia le donne che gli uomini che le trans, le accompagniamo anche presso l'ambulatorio di malattie infettive ad effettuare lo screening per le malattie sessualmente trasmissibili, anche questo tutto gratuito. Altra cosa che facciamo, che io ritengo molto importante, ma che è stato un tipo di discussione, un po' di polemica negli anni, è che accompagniamo anche le donne nella pratica, insomma, le accompagniamo ad effettuare degli aborti. Quando la persona rimane incinta e non vuole tenere il bambino, la accompagniamo anche nella gravidanza, nel senso se lo vuole tenere, ovviamente ci siamo anche per quello. Nel momento in cui non lo vogliono tenere, le accompagniamo anche ad effettuare questa operazione. E come immaginate, è un momento molto delicato, quindi abbiamo anche una psicologa all'interno del gruppo di lavoro dell'accoglienza che ci aiuta a supportare la persona anche in questo momento così delicato. Progetto Invisibile invece vi ho raccontato un po' come la strada, e poi dopo entrerò nel dettaglio rispetto ai target che incontriamo, le nazionalità. Progetto Invisibile invece lavora, come dicevo prima, con le persone che si prostituiscono all'interno degli appartamenti. Target difficilmente raggiungibile, ma che negli anni abbiamo trovato delle strategie comunque per riuscire anche loro a contattarle e a cercare di avere un immediato, non dico 360 gradi, ma più ampia del fenomeno. Noi praticamente facciamo un monitoraggio degli annunci che ci sono sul web, ne raccogliamo circa un centinaio al mese, che comunque sono una
minima parte in realtà di tutti quelli che vengono pubblicati. Estrapoliamo questi annunci, i numeri di telefono e poi dopo c'è un operatore dedicato che effettua le telefonate. Le telefonate da operatore, quindi comunque c'è un contatto telefonico molto trasparente. Si dice alla persona che è stato trovato il suo numero all'interno di un sito di pubblicizzazione e le vengono fatte le stesse identiche offerte che noi portiamo sulla strada. E, ovviamente questo contatto, questo aggancio è molto più complicato, perché se sulla strada la persona la vedi, comunque c'è un contatto vero, tramite telefono ovviamente molte persone non si fidano. Quindi purtroppo abbiamo la pecca che non riusciamo a raggiungerne e ad effettuare tanti accompagnamenti quanti ne effettuiamo per la strada. E ogni anno però abbiamo la possibilità di fare delle azioni sperimentali diverse e questo è un valore aggiunto del progetto che ci tengo a sottolineare perché essendo un fenomeno estremamente in evoluzione, e lo è tutti gli anni in evoluzione, il fatto di poter provare a stare al passo è estremamente importante. Per azioni sperimentali intendo tutto quello che è al di fuori della ricerca, di annunci, del contatto telefonico e dell'accompagnamento della donna che si costituisce in casa. Vi faccio due esempi per non annoiare. Abbiamo effettuato un'azione sperimentale all'interno dei centri massaggi cinesi e cosa consisteva? Consisteva nel mandare proprio il logo operatore, operatrice e mediatore cinese, mediatrice, abbiamo utilizzato per lì appositamente per una questione di genere e previo appuntamento oppure no, abbiamo provato tutte e due le modalità, si andava proprio al centro massaggio e si cercava di capire intanto com'era la situazione e sinceramente è molto variegata, nel senso che in molti centri massaggi c'è effettivamente, abbiamo riscontrato la famosa centralinista datrice che risponde alle telefonate e quello che in realtà però non effettua i massaggi ma ti invia nelle varie stanzette in cui fare il massaggio e purtroppo molte volte il nostro intervento si è fermato lì, soprattutto in quel posto in cui abbiamo incontrato degli uomini, nel senso che a volte ci sono anche degli uomini che prendono gli appuntamenti e molte volte non ci hanno fatto incontrare le donne che in realtà fanno massaggi. E altre volte invece è andata bene, in un addirittura abbiamo avuto la possibilità di fare un piccolo incontro proprio lì in quel momento con le ragazze addette ad effettuare massaggi, la centralinista e quant'altro e siamo riusciti a portare comunque il nostro pezzo di lavoro che poi è sempre quello di provare ad offrire i servizi che abbiamo a livello gratuito. Un'altra azione sperimentale che abbiamo svolto nel 2019 è stata quella sulle app. Abbiamo cercato le app più famose di incontri e le abbiamo scaricate, abbiamo creato un profilo falso maschile. E con questo profilo abbiamo cercato comunque di contattare le persone che ci sembravano. Abbiamo creato un profilo che potesse appositamente attirare un certo tipo di personaggio, quindi un cliente. Perché comunque era proprio citato nella descrizione il fatto che accettassimo delle rose, rose del gergo della prostituzione sono comunque dei soldi. Avevamo messo tutte le varie noci, non so come si chiamano comunque, con rose, diamanti, dollari e quant'altro, e quindi in realtà mi dispiace, ma su questo speravamo di ottenere risultati, ma è stata un po' grama la situazione, ma Giulia lo sa anche da qualcuno, perché purtroppo forse non abbiamo trovato le app giuste o per altre motivazioni, comunque non siamo riusciti a contattare così tante persone che si costituiscono e quindi a questa azione non si è andati oltre. Qual è la situazione attuale a Modena? La situazione attuale a Modena intanto è completamente cambiata per il Covid, nel senso che per noi quello è stato proprio purtroppo il punto di svolta negativo. E per noi negativo è quando le persone non riusciamo più a contattarle, non riusciamo più ad agganciarle.
In strada sono dire poco dimezzate, le ragazze nigeriane addirittura sono praticamente sparite. Noi a Modena effettuiamo le uscite nella zona della Bruciata, nella zona di Modena Nord. Adesso in una sera di uscita ne contattiamo 4 o 5, quando va bene. E questo anche a noi ha fatto sospettare che avessero iniziato a effettuare prestazioni poi ci siamo confrontati anche con l'accoglienza e siamo giunti quindi alla conclusione condivisa del fatto che avessero cominciato probabilmente ad utilizzare canali diversi, quali Facebook, appunto social o altro, e pensiamo che sì, abbiamo iniziato anche loro a prostituirsi in donna. Per noi è una novità, perché il target nigeriano in realtà non si è quasi mai prostituito all'interno degli appartamenti, ma è sempre stato su strada, quindi molto contattabile. Sono di immunità anche le ragazze dell'est Europa, quelle transessuali sudamericane, anche se loro abbiamo avuto modo insomma, di contattarle più facilmente. La cosa che ad oggi ci preoccupa è il fatto che non ci sia una percezione, una consapevolezza di che cosa sia questa emergenza sanitaria. Abbiamo provato sin dall'inizio, noi non abbiamo mai smesso di fare le uscite. Le donne, quando ovviamente c'è stato il lockdown, non erano in strada, ma appena sono potute uscire, hanno ricominciato, perché probabilmente erano obbligate, ad uscire. Però purtroppo, nonostante noi non abbiamo uscito da mascherine e quant'altro, riscontriamo che non riescono ad utilizzare. È anche abbastanza ovvio, in quanto la prestazione sessuale è un po' in contraddizione con l'utilizzo di una mascherina, dei presidi sanitari, di tutela, però non è un problema. Perché comunque noi su questo riusciamo ad agire fino a un certo punto. Abbiamo chiesto collaborazione anche delle altre unità di strada che lavorano sul territorio, che magari sono volontari, che lavorano comunque con il nostro target, per cercare di fare un po' squadra comune rispetto a questa tematica e questa sensibilizzazione sul Covid, ma è ancora una cosa abbastanza comunque un po' indietro. Per rispondere un po' alla tua domanda, Mariana, rispetto alla violenza, penso che a casa, pensando all'intervento che avrei potuto fare, mi era venuto in mente di subito una cosa, e quindi ci tengo a dire praticamente solo quella, perché non è quella che, nonostante gli anni di esperienza, ma sconvolto di più a livello personale. Per me la violenza più grossa, soprattutto in questo momento del Covid, è stato non vedere minimamente riconosciuti i diritti di alcune persone, e per queste persone intendo soprattutto le transessuali. Noi durante il momento del lockdown abbiamo consegnato la spesa alimentare a tutte le persone che facevano richiesta, e quasi tutte le richieste, a parte una, forse due, ci sono arrivate da transessuali. Donne transessuali di anche 60 anni che comunque lavorano da probabilmente 40 in questo ambito e che non hanno altra forma di sostentamento, ma questa cosa sinceramente è abbastanza stretto il cuore, perché vedere che viviamo in una società nella quale comunque non c'era un pensiero rivolto minimamente a questo target completamente marginale, non c'erano, cioè, anche le associazioni che per fortuna riuscivano comunque a dare dei beni alimentari così, erano stracolmi delle richieste, quindi comunque loro erano stati tagliati fuori quasi da subito. E rispetto ad esempio a quello che diceva prima Tatiana, mi sono segnata, perché se per lei la violenza che ha riscontrato è stata ad esempio un appartenere a qualcosa per forza, quindi per avere un permesso di soggiorno devi essere etichettata come una vittima di tratta, se no non hai vinto niente, per me invece, per la visione che ho io, è non appartenere a niente, una violenza, non essere completamente vista, non avere nessun diritto. E credo che probabilmente il fatto che sia arrivato in questo momento, questa emergenza sanitaria, la nota positiva è che ci ha fatto proprio vedere come emblematico questo aspetto. E anche io spero tanto in una flessibilità futura dei nostri servizi per poter dare un'offerta che sia sempre di più tarata sull'esigenza e sulla richiesta della persona, perché probabilmente su certe cose
siamo pubblici, cioè sono pubblici che abbiamo senza nessuna critica, ma ovviamente dobbiamo un attimo evolverci proprio a livello di servizi che offriamo per dare un'alternativa che consista realmente, concretamente, in una possibilità alternativa, sia per chi non vuole rimanere all'interno di un circuito di sfruttamento e di tratta, e sia anche per tutta quella categoria che ci si ritrova un po' costretta, nel senso che molte persone che magari non sono vittime di sfruttamento, ma che lo fanno autonomamente, è perché hanno già loro stesse purtroppo quell'etichetta che si sono incollate addosso da anni, perché hanno sempre fatto solo quello e non si vedono minimamente capaci di poter fare qualcos'altro. E secondo me noi come servizi dovremmo iniziare a pensare anche invece a che alternative anche di inclusione e di integrazione poter trovare per dare comunque una risposta a chi si accontenta tra quello che deve fare si salita da veramente tanti anni. Grazie per concluso. Grazie. Anzi, se fosse possibile, ma non si può, è giusto mantenere la distanza, però vuol dire, ho proprio bisogno di infatti ero molto contenta di venire qua, in parte perché siamo in una casa delle donne, quindi per me che sono femminista, prima ancora forse di aver capito che cosa volesse dire essere femminista, essere in una casa delle donne è comunque un valore aggiunto, ma anche perché dopo mesi di relazioni virtuali ho proprio bisogno di contatto. Allora, io ho condiviso ogni singola parola di quello che hanno detto Tatiana e Silvia, nel senso che mi ritrovo le caratteristiche che hanno descritto rispetto, Tatiana ovviamente non la vedo più, che avete descritto rispetto al fenomeno a Modena, coincide con quello che noi scontriamo in Liguria. E sono d'accordissimo sul fatto, ad esempio, che i geniali sono spariti, ma prima della sparizione la comparsa degli uomini, e soprattutto, l'ultima cosa che tu hai detto, la disattenzione nei confronti delle donne trans. Ecco, io sono d'accordissimo, nel 2014 abbiamo chiuso un progetto europeo, nel mio lavoro Transmigrazioni, nel quale abbiamo fatto un lavoro di ricerca anche in Brasile. E devo dire che io quando poi ho cercato di scrivere il capitolo sul Brasile, in italiano ho trovato uno, due articoli, qualcosa di magari anche vecchio, di 10 anni fa, cioè l'unica letteratura che ho trovato era quella, quantomeno delle lingue che io potevo dominare, cioè l'italiano, l'inglese e un po' di francese, soltanto materiale brasiliano, che peraltro lo portoghese non è proprio immediato, non è di immediata lettura. Per cui sì, c'è un problema, c'è una transfobia fortissima all'interno della nostra società che si ripercuote poi anche in una disattenzione involontaria anche nei contesti dove ci si occupa molto spesso, sia sto parlando del mondo dell'università e della ricerca, ma anche purtroppo degli interventi, questo poi ovviamente non significa che i singoli operatrici non possano avere attenzione, ma diciamo che il contesto non è accogliente. Allora, sfruttamento sessuale è una violenza di genere? Ecco, cioè, per me, io proprio come dire, cado proprio nel mio, nel senso che io ho riflettuto molto su questo, però vorrei partire un po', forse perché già hanno anche un po' una socializzazione dei femministi.
inizia a partire da sé, no? Allora volevo raccontarvi un po' più come e quando sono arrivata a occuparmi di tratta. Sono arrivata a occuparmi di tratta verso la fine degli anni 90, quando ero una giovane ricercatrice precaria, perché avevo iniziato a leggere alcuni articoli di giornale, anche un po' così, un po' superficiale, un po' folcloristico, in cui si parlava dello sfruttamento di queste donne costrette a prostituirsi. Poi in realtà ho capito che non è proprio così. Cioè, come dire, il rapporto tra scelta, consenso e sfruttamento è molto più complesso di così. E questo produce poi dei problemi quando si va davanti alla commissione, perché in realtà davanti alle commissioni si cerca la vittima ideale, no? E quindi non è che puoi aver scelto e nello stesso tempo dire che sei sfruttata. Per cui, vabbè, questo poi è un grande capitolo, se vogliamo, se ne parliamo, lo affrontiamo dopo. Allora dicevo, ho scelto, ho voluto proprio occuparmi di questo tema, e chi conosce un po' l'ambiente universitario sa che non è così semplice quando sei una ricercatrice precaria decidere di lavorare su un tema, perché solitamente lavori sui temi che ti vengono, come dire. Io invece no, volevo a tutti i costi, ho avuto la fortuna poi di lavorare con Maurizio Ambrosini, che uno dei più grandi sociologi che si occupano di immigrazione, e io ho detto: Maurizio, io voglio lavorare su questo. Volevo lavorare su questo perché, come femminista, e mi ritrovo tantissimo in questa frase, ogni violenza fatta a una donna dà anche, dal mio punto di vista, una violenza contro tutte le donne. E quindi io, da femminista, dovevo capire e avevo il desiderio di far sapere. Quindi ho iniziato con una ricerca della Caritas Ambrosiana nel 2001, poi un'altra per la provincia di Ligure e la provincia genovese nel 2005, poi quest'altro con il grande progetto europeo, poi l'anno scorso sempre in Liguria, e adesso sto facendo un lavoro sullo sfruttamento degli uomini nel mondo lavorativo. Perché, apro una parentesi anche qui, se vogliamo possiamo tornarci dopo, c'è un'altra cecità culturale che ci impedisce di indagare l'eventuale sfruttamento dei maschi, no? Perché io ho sentito, cioè so e credo che ci sia anche, magari in forma minore, uno sfruttamento anche dei ragazzi stranieri e alcune testimonianze in questo senso l'ho rintracciata, però è molto difficile indagare sullo sfruttamento dei maschi, perché noi siamo condizionati da un processo di costruzione delle sessualità maschili, per cui la sessualità maschile non può che essere anche agita, e quindi fatichiamo a vedere gli uomini come potenziali vittime. Però questo è un altro stimolo che io lancio lì, poi eventualmente potremo esplorare. Però dicevo, allora ho iniziato a occuparmi, non ho mai smesso, perché, come diceva giustamente Silvia, è sempre in continuo movimento, quindi, come dire, devi continuare a occuparti, a studiare il fenomeno. Però diciamo che fino al 2005 più o meno mi sentivo a mio agio nel mio essere una sociologa femminista che si occupava di tratta. Poi a un certo punto, non so bene come, non so bene quando, ho iniziato a avere la percezione di dovermi giustificare, no? Come se improvvisamente fosse diventato un po' poco di sinistra. Adesso queste sono delle categorie un po' eccessive, volutamente eccessive, come se fosse diventato un po' poco di sinistra. Ah, ti occupi di tratta, ma allora sei abolizionista? No, però, lo sfruttamento c'è, quello che mi ha raccontato le donne negli ultimi 20 anni è qualcosa di intollerabile, però non vuol dire che necessariamente, lo sai che la prostituzione può essere anche una forma di autodeterminazione. Sì, ok, però c'è anche la violenza. Cioè, comunque, come se improvvisamente dovesse essere diventato fondamentale posizionarsi, no? E che in qualche modo il mio occuparmi di tratta fosse anche un po' destasse dei sospetti di sessofobia, di moralismo o di che altro.
altro. Allora, peraltro, questa, come dire, ho iniziato a provare disagio, sofferenza e un po' di fastidio nei confronti di questo dibattito manicheo tra chi dice la prostituzione è sempre comunque una violenza contro le donne e chi dice no, è la forma di autodeterminazione, quindi se tu parli di sfruttamento è perché forse sotto sei un po' moralista e abolizionista. Peraltro questa non è una novità, cioè voglio dire, le femministe da sempre litigano su tante cose, ultimamente per me è una sofferenza di Cile, si litiga anche sulle donne, le persone transessuali sono delle donne oppure no, è una cosa che io soffro, perché finché lo dicono, come dire, le sentinelle in piedi e va bene, però ho sentito dire dalle sorelle femministe mi produce un malessere, una sofferenza. Per cui leggo un pezzo che ho tratto da un libro. Alla conferenza accademica del 99, quindi stiamo già parlando di 20 anni fa, le relatrici del pubblico sono arrivate a schierarsi sulla linea del fronte. Le parole sono importanti, no? Linea del fronte, coalizzandosi in due opposte fazioni, attorno ad assi prevedibili di divisione politica ed etica. Mentre le organizzatrici della conferenza e altre sostenitrici dei diritti delle sex workers discutevano appassionatamente non solo di giustizia economica, ma anche di decriminalizzazione e legittimazione sociale, si costruiva un asse di ex prostitute e attiviste antitratta, accomunate da un discorso contro la tratta e lo sfruttamento, da loro percepito come connaturato al mercato sessuale e dalla necessità di mettere fine all'industria del sesso. In una tensione crescente, Norma, Gine, eccetera, è salita sul podio per spiegare non solo i potenziali benefici economici, ma anche il piacere erotico ed emozionale della prostituzione. Nel pubblico una donna scattava in piedi, visibilmente agitata. Come puoi trovare piacere nell'andare a letto con centinaia di uomini? Chiede. Il sesso dovrebbe essere intimo e privato, fatto con la sola persona che ami. Quindi, come dire, non è una novità che si litighi su questo, no? Cioè, è da sempre che è così. Però io a un certo punto ho deciso che in qualche modo non voglio assolutamente posizionarmi in questa schieramento, che però, attenzione, non vuol dire non prendere posizione, no? Perché una volta una regola dice vabbè, allora tu non ti posizioni, no, caspita, è un posizionamento forte, a me viene da dire anche un po' coraggioso, no? Cioè, quindi non è un'assenza di posizionamento, è dire attenzione, qui forse stiamo perdendo un po' di vista le cose importanti. Allora, ovvio, non ho la presunzione di sapere io cosa siano le cose importanti, vi dico cosa sono per me le cose importanti. Allora, io non mi schiero perché. Innanzitutto perché credo che tutti abbiano ragione, perché c'è prostituzione, prostituzione omosessuale, omosessuale, cioè un conto essere una donna algeriana che arriva qui senza documenti, nera, perché attenzione, non era un caso il fatto che fino al Covid le donne algeriane non lavorassero all'interno del chiuso, perché comunque c'è una gerarchia e la società è molto oltre, perché transfobica e anche molto razzista, e per cui se sei una donna di colore lavori su una strada che è, come dire, no, il posto più, cioè è l'ultimo posto della gerarchia. Sono le donne dell'est, possibilmente le donne con gli occhi azzurri, che lavorano nel chiuso, e poi tanto più sei bianca, bella, bionda, tanto più facilmente arrivi nei settori più elitari del lavoro al chiuso. E quindi dico, un conto è essere una nigeriana, eccetera, 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 altra cosa è essere un'italiana 25enne,
della media borghesia che sceglie di lavorare nel mercato del sesso, magari guadagnando 2.000 euro al giorno, scegliendosi i clienti e decidendo come dire, eccetera, eccetera, eccetera. Apro un'ulteriore parentesi, scusate, che gli stimoli sono tanti, vorrei lanciarne lì un po', poi vediamo quelli che interessano anche voi, quelli che invece magari appassionano solo me. Il denaro, in qualche modo, elimina lo stigma, no? Cioè, nel senso che se sei una prostituta nigeriana che lavora sulla strada, sei una puttana. Se sei una donna bianca, alto borghese o medio borghese che guadagna 1.500 euro a notte, ecco che diventi magicamente escort, il potere del linguaggio. Quindi, tutte hanno ragione, perché io come dire, è chiaro che a seconda delle ragioni che ti portano al mercato del sesso, a seconda anche della qualità del mercato del sesso nel quale ti muovi, la tua esperienza potrà rappresentare una sorta di autodeterminazione oppure una sorta di violenza. Anche se comunque, come dire, anche lì non è così semplice, è tutto molto complesso, perché in realtà può essere autodeterminazione anche quando ci si muove nei contesti meno privilegiati del mercato del sesso. A proposito di transessuali, a Genova abbiamo un comitato delle Teen Sex, tra cui ci sono delle donne transessuali di straordinaria intelligenza e sensibilità, e tra cui questa Sara, che ormai ha 70 anni, che un giorno, raccontando la sua storia, ha detto: io sono orgogliosa di aver fatto quella scelta, perché una transessuale della mia generazione non aveva altre possibilità. E quindi il lavoro sessuale, nonostante tutto, nonostante l'umiliazione, nonostante la violenza subita, immaginate voi, transessuale, tale, eccetera, immaginate quanta violenza ha subito questa donna, ma dice: mi ha dato la dignità, perché mi ha permesso di vivere in modo dignitoso. Poi certo non l'avrei scelto se la società non fosse stata così transfobica, se mio padre non mi avesse cacciato di casa e via dicendo. Allora, quindi in qualche modo tutte hanno ragione, il lavoro sessuale può essere sia una violenza ma anche una forma di autodeterminazione. Ma forse la ragione principale per la quale io mi rifiuto di schierarmi è che continuare a litigare tra di noi, se sia una scelta, una costrizione, una forma di violenza oppure un'occasione di autodeterminazione, secondo me ci distrae da quella che nei gloriosi anni 70 si sarebbe detta le contraddizioni del sistema. Ora non è più di moda parlare di contraddizioni del sistema. Lo è meno, ecco, diciamo, forse lo è di più per noi che non siamo più ragazzine, però diciamo che non è che ci sia questo gran dibattito sulle contraddizioni del sistema. Forse questa è una mia polemica personale rispetto a una sinistra che ha perso un po' identità, però è tutto un altro discorso. Allora, quali sono queste contraddizioni del sistema? Beh, innanzitutto quello che si diceva prima, cioè che, come dire, non è che tutti abbiamo le stesse opportunità e quindi il fatto che sia o meno una scelta, ma soprattutto gli esiti di quella scelta o non scelta, dipendono anche dal background, dal capitale socio-economico, dal fatto di essere cittadino o meno, di essere bianca o nera e via dicendo. Ma c'è un'altra contraddizione del sistema, e qui arriviamo alla sollecitazione di Marianna, che io credo che la violenza che viene agita nei mercati del sesso, attenzione, persino chi accopre, che pure combatte da anni, e io credo giustamente per l'acquisizione dei diritti delle lavoratrici del sesso, anche lei, anche Carla Corso, nei libri che hanno scritto insieme, lo dicono che il mercato del sesso è un mercato
dove la violenza in qualche modo ha fatto la padrona. Io ho avuto il privilegio di uscire per 6 mesi insieme a un'unità di strada, che poi è stata tolta, poi adesso l'ha rimessa perché quando si taglia lì e non altrove, e quella è una scelta politica chiaramente. E in questi 6 mesi della mia frequentazione della strada ricordo tante lavoratrici del sesso che, a prescindere dal livello di sfruttamento, dicevano: allora noi guardiamo se ci sono più persone in macchina, non saliamo perché abbiamo paura che poi di essere violentate o rapinate, e poi prendiamo la targa quando una di noi sale, prendiamo il numero di targa, se non torna dopo un po' ci preoccupiamo. Cioè, non è uno scherzo lavorare nel mercato del sesso anche quando le donne sono formalmente libere. Però attenzione, non so se ci avete fatto caso, ma come dire, è come se le retoriche sulla tratta, la violenza legata alla tratta, e le retoriche sulla cosiddetta violenza di genere seguissero due percorsi paralleli. Cioè, se io parlo di violenza di genere, sto parlando di noi, no? La violenza che possiamo incontrare noi donne cittadine italiane, non lavoratrici del sesso, eccetera, eccetera, no? Quindi, che ne so, può essere, vabbè, tutte le violenze inutili che ne stiamo a raccontare, soprattutto in un contesto come questo, sappiamo di che cosa stiamo parlando, anche perché non c'è nessuna donna che possa dire: io non ho mai subito violenza. Mentre quando si parla di tratta, difficilmente si usa il termine violenza di genere, no? Non so se siete d'accordo. Ma al punto paradossale in cui io appunto ero stata chiamata all'interno di un progetto antitratta a parlare di tratta, e le stesse operatrici poi seguivano un altro corso che però nulla aveva a che fare con il precedente, e allora lì parlavano di violenza di genere. Ma come dire, no? Non possiamo fare un percorso parallelo, no? E devo dire che io ho notato con mio grande stupore che anch'io sono caduta per anni nella stessa trappola. Cioè, devo dire, quando stavo scrivendo Transmigrazioni, che non è il mio primo scritto sulla tratta, cioè ho iniziato a scrivere di tratta già negli ultimi anni 2000, allora, a un certo punto stavo leggendo l'ennesima intervista in cui la donna diceva: ero lì che avevo sempre paura, no? Perché forse ce l'ho qua, vediamo se. Era tipico. Ogni giorno mi davano ordini, molto spesso avevano comportamenti violenti, mi picchiavano spesso per qualunque motivo. Non avevo portato a casa abbastanza soldi, non sorridevo abbastanza, qualcosa che non avevo fatto. All'inizio reagivo, ma ho presto realizzato che non avevo possibilità. La mia unica possibilità di sopravvivenza era obbedire sempre. Ho detto: caspita, ma questo cosa mi ricorda? Ma quello che le operatrici dei centri antiviolenza chiamano camminare sulle uova, ditemi se. No? Se è quello, no? Cosa vuol dire camminare sulle uova? Questa esperienza che vive ogni donna che subisce violenza all'interno del contesto familiare, per cui, come dire, il marito, il fidanzato, il convivente, quello che può scattare, ma perché? Perché l'ho tradito? Ma no, perché questo è qui invece di qua, perché la pasta asciutta era troppo salata, perché sono arrivata 5 minuti in ritardo, perché non ho sorriso abbastanza, perché non ho riso abbastanza la sua battuta. Cioè, qualunque cosa, violenza psicologica. Ma la cosa incredibile, io dico: ma come è possibile che io, che sociologa, studiosa di genere, che mi occupo di violenza e di tratta, vedete che comunque anche ho sempre bisogno di distinguere, no? Da una vita, come ho fatto a non accorgermene prima?
E allora ho iniziato a rileggere le stesse medesime interviste con un occhio differente. E mi dico, attenzione, la ragazza che dice, tu hai mai chiesto aiuto? E ci ho provato, però io mi ricordo che una notte ero lì con un cliente e io piangevo e lui continuava. E dico, caspita, ma questo se fosse un racconto estrapolato dal contesto, cioè dal contesto di una ricerca sulla tratta, noi come chiameremmo questo tipo di comportamento? Stupro, no? Che dirlo qua, in questo contesto dove c'è questa mostra che mi mette un po' di angoscia e che sarebbe bello portare anche in università quando torneremo in università, caspita, ma questo è uno stupro. Cioè, lei piange e tu continui, è uno stupro, però per chiamare quell'uomo uno stupratore, anche noi che siamo qui perché chiaramente abbiamo un certo tipo di sensibilità a prescindere da quale sia il nostro ruolo, dobbiamo fare uno sforzo politico, intellettuale, per chiamare il cliente, parola neutra, perché cliente può essere cliente di un ristorante, di un negozio, o di una ragazzina che piange e continui. Ma attenzione, non sto facendo il discorso, io non credo non mi interessa, come dire, colpevolizzare o stigmatizzare i clienti e non credo che le leggi della Svezia che puniscono, e anche della Francia che puniscono i clienti siano utili, no? Però che dire, no? Le parole sono importanti. In cui se uno scenario di questo tipo, lui che non si ferma non è uno stupratore ma il cliente e lei che piange non è una ragazza costretta ma è una puttana, no? E questo già mi dice che qualcosa nel mercato del sesso non mi convince, il che non vuol dire né che sono prevenzionista né che non sono a favore dei diritti delle lavoratrici del sesso. Allora, avevo solo i soldi per le sigarette, violenza economica. C'è un'altra intervista che non sono riuscita a trovare, no? Questo racconto drammatico di questo poliziotto che viene chiamato e c'è in un sacchetto lo scalpo della ragazza nigeriana. Cioè lo scalpo vuol dire proprio lo scalpo, no? E lui racconta lo shock, no? Nel quando gli hanno detto lì c'è lo scalpo della ragazza. Terribile, no? Siamo tutti d'accordo, ma c'è differenza tra lo scalpo della ragazza e il volto della ragazza bruciato dall'acido, dal fidanzato, ex fidanzato, amante, corteggiatore e che dir si voglia? No, non cambia assolutamente nulla. Ho addirittura trovato, ovviamente sono uscita a leggere in questi termini quando ho modificato il mio sguardo, perché prima non riuscivo a leggere in questo modo di stralci di intervista. Allora, ho trovato addirittura una testimonianza di quella che oggi viene definita sextortion. Cos'è la sextortion, no? Quel fenomeno di violenza di genere in cui il ragazzino si fa mandare la foto dalla fidanzatina, ma magari anche non sempre fidanzatina, può essere anche una fidanzata adulta, di lei nuda, eccetera, in posizione magari un po', diciamo, ammiccante, e poi la minaccia, se non fai quello che ti dico io, ti... anche qui, scusate, le parole sono importanti, di sputtano, no? È interessantissimo il linguaggio e infatti poi dopo parleremo insieme a Giulia di stigma, no? Allora, una di queste testimonianze di questi sfruttatori, e ho quasi finito, di questi sfruttatori che minacciavano la ragazza dicendo se non fai come dico io, se non sei brava, in qualche modo mando
io ti filmo mentre sei con i clienti e mando questo filmato alla tua famiglia. Quindi non c'è, cioè, tutto quello che noi ritroviamo descritto nella letteratura sulla cosiddetta violenza di genere, la violenza maschile sulle donne, la ritroviamo esattamente nelle testimonianze delle donne che sono sfruttate nei mercati del sesso. E allora, come dire, questa non è una violenza altra. Voi mi direte, ok, e dopo che abbiamo stabilito che dobbiamo chiamare anche questa violenza di genere, cosa cambia? Attenzione, non è un pezzo intellettuale per cui, come dire, lo so che noi accademici ci facciamo affascinare dalle parole come esercizio estetico. Non è un esercizio estetico, perché fin tanto che io non riconosco che la matrice culturale della violenza agita nei mercati del sesso è la medesima di quella stessa violenza di genere che attraversa in potenza la biografia di tutte le donne, in qualche modo sto dicendo che quella violenza è una violenza altra, che riguarda altre donne, che riguarda altri cattivi, gli albanesi che si sa che sono violenti, le nigeriane che si sa che sono un po' primitivi con i loro riti giù, eccetera. Ma è una violenza altra che in qualche modo non ci riguarda. Io invece credo che ci riguardi da vicino, perché, come dire, quindi nominare i fenomeni con le giuste parole significa anche riconoscere le radici comuni e significa riconoscere il fatto che noi come società abbiamo il dovere di farci carico anche di quel tipo di violenza. Qui mi interrompo perché sono molto curiosa di sentire Giulia, vi ringrazio e poi dopo sono ovviamente disponibile per magari sviluppare qualcuno degli stimoli che spero di aver lanciato. Ciao a tutte e tutti, anche le persone che ci stanno guardando da Facebook. È un po' strano per me parlare a delle persone che di solito parlano di questi temi su Instagram, quindi ho il mio telefono. Quindi riproviamo, cioè non proviamo, però insomma è diverso. Io in realtà volevo partire posizionandomi, cioè nel senso dire che per me, in quanto lavoratrice sessuale, è un lavoro, e quindi partire da questo discorso, perché non significa negare lo sfruttamento, la violenza, che sono presenti in qualsiasi ambito lavorativo dove non ci sono diritti, dove c'è lo stigma pesante. Vi volevo però parlare soprattutto dello stigma che è molto connesso con il lavoro sessuale, partendo proprio da alcune storie, quindi da una dimensione più soggettiva per andare verso una dimensione più generale. Ecco. Sono tre storie, tre episodi accaduti a delle lavoratrici sessuali. E userò dei nomi di fantasia, ovviamente. La prima storia riguarda Samantha, che è una donna trans sudamericana che lavora in strada a Bologna. Nel luglio del 2019 una giovane coppia italiana ha contrattato un rapporto sessuale con lei in strada e Samantha è stata portata in un parcheggio in campagna, è stata aggredita con delle spranghe di ferro dalla coppia e da altre due persone. Oggi Samantha è a casa con grosse contusioni sulle braccia e sulle gambe, non riesce a camminare, dichiarava il MIT, un movimento di identità trans, su Facebook un paio di giorni dopo l'accaduto. Samantha, nonostante fosse in possesso di un regolare permesso di soggiorno, ha scelto di non denunciare, di non far valere i propri diritti, perché era convinta che la legge non sarebbe stata in grado di tutelarla in quanto sex worker, in quanto persona trans, in quanto persona immigrata. Il secondo episodio riguarda Rosa, che è una donna cisgender ucraina, che svolge varie tipologie di lavoro sessuale. Lavora indoor, in cam, produce e vende contenuti online.
da circa 6 anni. La vita di Rosa è divisa a metà. Ha un doppio nome, un doppio telefono, una doppia sim, un doppio lavoro, una doppia casa. Ha una famiglia, ha una figlia e loro non sanno nulla del suo lavoro. Quando deve andare a lavorare, per incontrare un cliente, dice che va a fare le unghie, dice che va a dare una mano al ristorante, esce di casa vestita in un modo e porta con sé tutti gli strumenti che le servono per lavorare nella borsetta. Rosa vive con la paura costante di essere scoperta, di essere giudicata come una cattiva madre, paura che qualcuno arrivi all'improvviso e le tolga la figlia. L'ultima storia è quella di Cristina. Cristina è una sex worker italiana che ha lavorato tantissimi anni nel mondo del porno come performer. L'anno scorso, soprattutto perché stanca delle pressioni, degli insulti che riceveva online e anche dalla stessa famiglia che non ha mai accettato il suo lavoro, ha deciso di cercare un altro lavoro. Si è però trovata di fronte a due grandi problemi. Uno, il vuoto del curriculum. Perché nonostante una persona acquisisca molte competenze facendo sex work, non si tratta semplicemente della prestazione sessuale, del servizio sessuale in sé, ci sono tante cose dietro che non si vedono, che non conosciamo. Nonostante ciò non si può scrivere, però non fai tranquillamente scrivere dal 2012 al 2017 ho fatto porno, no? L'altro problema con cui si è scontrata è stata proprio la difficoltà di trovare un lavoro, perché se fai porno è per sempre. E in realtà qualsiasi altro tipo di lavoro sessuale, proprio il porno sei più visibile. Ecco, questi sono pochissimi esempi che ci consentono però di riflettere sulla tangibilità dello stigma, che non si tratta di un concetto astratto, ma incide veramente sulla vita delle persone che fanno parte di sex work. E lo stigma arriva persino ad uccidere. Ci sono tantissime lavoratrici sessuali che sono state uccise da questa violenza. Lo stigma è come un manto, dice l'artista, sex worker, madre, femminista, Linda Korn. È un manto perché avvolge tutte le persone che stanno attorno a chi fa sex work, come le figlie, i figli, infatti figlio di puttana è un insulto. Incide sui genitori, i compagni, le compagne e colpisce anche chi compra i servizi sessuali, no? Lo stigma che ha a che fare con il mercato del sesso è molto plurale, è multidimensionale. Lo fa in varie direzioni e con livelli di intensità diversi, quello di cui si parlava prima, la gerarchia, no? C'è un libro molto bello che si chiama Generazione Slut di Carmine Sciortino e lei parla proprio di hierarchy, gerarchia tra puttane, no? Quindi alla base c'è la prostituzione su strada, poi sai, escort, cam girl, sugar baby e vai a salire, no? Ma da dove nasce questo stigma? Un po' è stato detto, no? La matrice è la stessa. È figlio di una cultura patriarcale, sessofobica, che ci dice che fare sesso non va così tanto bene, soprattutto se fa una donna. Ci dice che le donne devono stare a casa, dedicarsi alla famiglia eterosessuale e monogamo. E la puttana rompe questo paradigma, trasgredisce alcune regole sociali, quindi va punita in qualche modo, no? E infatti lo stigma della puttana non colpisce solo chi fa sex worker, ma è uno stigma di genere perché colpisce tutte le donne. Cioè, non serve fare la puttana per sentirsi urlare troia, puttana, cagna, o poterselo scrivere da qualche parte, a scuola, davanti a casa, o sui social, no? Questo stigma, come dicevo prima, è multiforme, no? Nel senso che, e da questa storia abbiamo potuto vedere che si esprime in varie forme, che vanno dalla violenza verbale a quella fisica, a quella simbolica, a quella istituzionale. Un sex worker che ho intervistato durante il lockdown, Juan Florian, mi diceva che la puttanofobia va dall'insulto per strada a sedersi al tavolino e progettare delle politiche proibizioniste, no? E tutte queste forme di puttanofobia e violenza producono degli effetti concreti sulla salute psicofisica di chi esercita sex work. Sopportare le offese, gli insulti, il peso di dover condurre una doppia vita è pesante.
E una delle cose più violente in assoluto è il senso di colpa. Lo stigma è talmente forte che viene interiorizzato dalle persone che fanno sex work, spesso con i clienti. Ci si sente in colpa, ci si vergogna. E la cosa più importante è che questo stigma ti priva del tuo potere, perché ci si pensa come soggetti che non hanno dei diritti. Un po' come quello che era successo a Samantha, lei lo ha denunciato perché pensi che in fondo non ti meriti dei diritti, no? Non hai potere, no? In qualche modo. E, ovviamente poi era una donna trans, immigrata, quindi cioè, devo sempre tenere le notti da intersezionale, no? E lo stigma toglie potere anche perché rende piuttosto difficile una presa di coscienza politica. Prima di lavorare come operatrice in unità di strada, perché ho fatto questa esperienza e continuerò a farla a Parma, ho fatto in prima persona sex work e continuerò a fare anche questo. Io sono passata da una fase di timore iniziale al rivendicare, assumere come identità politica e dire io sono anche una persona che ha fatto sex work e ne sono orgogliosa, no? Quindi, ero convinta che ci fossero da un lato le vittime e dall'altro lato invece quelle che dicevano sì, sono una puttana, che cazzo vuoi, no? E in realtà no, mi sono trovata un po' quella complessità che si faceva riferimento prima, mi sono trovata davanti alle persone che non erano vittime, ma non erano nemmeno entusiaste, non erano nemmeno felici di fare quello che me, no? E ho conosciuto persone che si sono anche offese quando io ho dato per scontato che loro si considerassero sex worker, no? Perché per loro quello non era un lavoro, quindi il fatto che dicessi che tu sei una lavoratrice sessuale l'hanno vissuta come una violenza, no? E il fatto di non riconoscersi come sex worker ti fa vivere anche un po' con il senso di colpa e nell'isolamento, no? C'è una lavoratrice argentina che si chiama Giorgina Oregano che mi ha raccontato che una delle cose positive di questo periodo, di questo particolare periodo storico, è che molte lavoratrici si stanno avvicinando ora all'associazione, c'è un'associazione molto grande in Argentina che si chiama AMAR, Associazione Donne Mediatrici dell'Argentina, e si stanno avvicinando per la prima volta a questa associazione molte lavoratrici sessuali dovute all'emergenza del Covid. No? Perché prima non si avvicinavano? Per lo stigma, perché avvicinarsi ad un'associazione di sex worker significa accettare e riconoscersi come sex worker, no? E accettare anche che gli altri ti riconoscano come sex worker. E poi lì è proprio un'associazione che sta in un quartiere molto, molto popolato, no? Quindi le persone che entrano lì sono sex worker, no? E molte delle donne vivevano lì a fianco, quindi il fatto che i loro vicini e le loro vicine dicessero, cioè si accorgessero che loro sono sex worker, insomma, rendeva difficile questo avvicinamento, no? Però questa unione con altre persone che hanno vissuto e stanno vivendo quello che hai vissuto tu, no? Quindi l'esperienza del sex work, è un po' un antidoto contro lo stigma, cioè alleggia un pochino questo senso di colpa. E può cambiare le cose, infatti mi sono contenta che stiamo andando un pochino, forse soprattutto in altri paesi, in questa direzione. Stanno aumentando le persone che fanno coming out come lavoratrici sessuali e questo è importante perché più narrazioni disponibili abbiamo e più ci sentiamo forti a parlare, no? Cioè, se io guardo i social, no, e vedo che c'è una persona che sta dicendo io faccio sex work non mi vergogno, poi ne vedo un'altra ancora, forse mi sento meno in colpa, no? Forse mi va veramente di uscire un pochino e rompere questo stigma, perché si combatte così un po' uscendo dall'ombra, anche se costa fatica. E molte persone non lo possono neanche fare, perché la visibilità è un privilegio, no? Sicuramente. Per concludere, io credo che oltre alla nuova legge, non solo in materia di prostituzione ma anche sull'immigrazione, per dirne una,
abbiamo bisogno di una lotta culturale, una battaglia culturale, perché una legge secondo me non basta per sedare l'odio nei confronti delle persone che fanno sex work. Serve, secondo me, un'educazione sessuale, cioè io intravedo l'educazione sessuale uno spiraglio per abbattere un pochino questo stigma, che colpisce tutte le donne, no? Come avete detto anche prima. E un'educazione sessuale fin dall'inizio, non a 18 anni, non solo sulle infezioni sessualmente trasmissibili, ma un'educazione sessuale positiva, non giudicante, laica, un'educazione che ci aiuta in qualche modo a normalizzare la sessualità e quindi di conseguenza, sempre speranza, non lo so, magari no, però normalizzando la sessualità si normalizza anche in qualche modo il lavoro sessuale e ci aiuterebbe anche a tutelare la capacità di autodeterminazione delle persone che fanno lavoro sessuale. Ci sono delle domande per chi è qui? Se no ci sono alcune cose che scrivono da Facebook, le cose insomma. Abbiamo fatto una selezione. Allora, Elena chiedeva, forse più rivolto a Tatiana, ma insomma possiamo rispondere tutte, sì, sì. Se nei percorsi di fuoriuscita dalla tratta è previsto un supporto per l'elaborazione del trauma. Cioè sì, l'elaborazione del trauma. Sì, il progetto ovviamente ha previsto anche questo servizio, infatti il giocatore della strada di Modena ha uno psicologo, un psicoterapeuta che sta seguendo le donne che hanno problematiche psicologiche oppure magari la donna vuole proprio lavorare, il proprio vissuto e le traume, le violenze che ha vissuto nel tragitto o nel periodo dello sfruttamento, quindi in quel caso lo psicologo prende in carico la persona e avvia un percorso di sostegno psicologico. Qualora poi lo psicologo tenesse opportuno che sia necessario anche un invio ad un altro servizio, ovviamente accompagna la persona fino all'invio ad un altro servizio con cui magari fa una coprogettazione e stanno seguendo entrambi il percorso. Quindi sì, certo. Allora, altra domanda è: case chiuse sì o case chiuse no? Non rispondiamo. Possiamo scegliere di non rispondere. Posso dire? Sì, cioè possiamo anche sorpassare questa domanda. Siamo al vivo. Certo, sì. Allora. Ma io devo rispondere per una cosa domanda. Bene. Sì, scusa. Vai. No, nel senso, riflettiamoci su che cosa vogliamo dire per case chiuse. Non so se io suggerisco di leggere a chi ha ammesso che non l'abbia già fatto, anche con questa domanda, le lettere delle case chiuse che poi è stato pubblicato. Ripubblicato recentemente ed è molto interessante. Erano le lettere che le cosiddette signorine scrivevano negli anni 50 alla senatrice Berlin. E io appunto me le sono lette tutte, a parte che appunto molte facevano anche molta tenerezza, perché capivi anche tutta una sorta di esclusione sociale, dei percorsi in cui il patriarcato c'entrava e come, nel senso che magari molte erano ragazze che erano cadute in disgrazia, come si diceva all'epoca, perché avevano perduto il fidanzato, avevano avuto rapporti prematrimoniali, a quel punto erano disonorate e quindi non avevano altra strada. Però ecco, io ho notato che le condizioni di vita e di lavoro delle signorine degli anni 50 non erano molto diverse dalle condizioni di vita e di lavoro, in quanto a ritmi, in quanto al fatto, ad esempio, dovevano comprarsi, che ne so, andare al barbiere piuttosto che comprarsi un deodorante o la biancheria intima che dovevano cambiare molto spesso, eccetera, dovevano passare per la maternità della casa, no? E quindi con costi moltiplicati.
significati, che è quello che succede alle nigeriane, alle danese, eccetera, no? Hai bisogno di medicine, cioè il debito delle nigeriane non consiste soltanto nei soldi per andare a fare il viaggio, ma anche hai bisogno di un vestito di medicina di una volta, ci penso io, però il tuo. Ma tante, i ritmi di lavoro terribili, non potevano uscire, si chiamavano case chiuse perché le finestre erano chiuse, perché era una vergogna, cioè come dire, stava bene che ci fossero, no? Sappiamo, Montanelli da Sant'Agostino in poi tutti hanno detto, anche come dire, ci tocca, Salvini diceva, no, in occasione della discussione della legge delle aperture delle case chiuse, fare l'amore fa bene, ma fa bene a chi? Cioè, nel senso, no? Quindi, come dire, quindi se io penso a delle case chiuse gestite dallo Stato, forse anche no, non so cosa ne pensate voi, però perché, e comunque da quello che mi risulta, quello che emerge dalle case, dai contesti chiusi in Germania, non mi pare che proprio siano realtà prive di sfruttamento. Altra cosa, le sex worker che possano mettersi, come dire, creare delle cooperative autonome, allora quello è un altro discorso. Grazie. Vai Giuliana. Io volevo dire, sono molto d'accordo con quello che hai detto tu a un certo punto, non voglio schierarmi nelle due fazioni che si stanno combattendo, no? Con argomenti abbastanza scadenti, secondo me. E anch'io sono appunto, non mi schiero né dalla parte delle proibizioniste, eccetera, né dalla parte di quelle che dicono basta regolarizzare e sistemare la questione dal punto di vista dei diritti, delle possibilità e siamo a posto. Perché secondo me appunto non si ha l'occhio su quelle contraddizioni di fondo di questo sistema economico che sono alla base di tutti questi problemi. Mi dispiace fare sempre questo discorso, però quelli che l'uomo l'hanno già sentito diverse volte, però mi viene in mente quello che dicevo una volta la Pia Covre o la Carla Corso, non mi ricordo più, ma mi pare che fosse la Carla Corso, che diceva non c'è molta differenza tra voi donne per bene che difendete il nucleo familiare, i rapporti, eccetera, se non che voi lo date gratis e noi invece ci facciamo pagare. Detto proprio con il linguaggio crudo degli anni 70, va bene, però io credo che valga tornarci a questo linguaggio, perlomeno a quello che questo linguaggio indica. E indica intanto il legame tra la sessualità e le relazioni amorose normali, diciamo lecite, giuste, e quelle stigmatizzate. Cioè l'una e l'altra sono due facce di una stessa realtà, che è quella della famiglia, che è quella delle relazioni dentro la famiglia, che è quella della diversità di potere che c'è lì dentro, della divisione sessuale dei ruoli, delle prestazioni sessuali come obbligo a fianco del bucato, far da mangiare, arrivare figli, badare al vecchio malato, e quindi la società che mente io è una società in cui non c'è bisogno di prostituzione. E mentre molti dei discorsi che sono stati fatti qui mirano, sono tutti molto importanti, legittimi, guai se non ci fossero, però mirano alla riduzione del danno. È un'ottica diversa. Io non dico che non si devono prendere delle misure per aiutare chi, per sostenere il percorso di uscita da, per far sì che venga denunciata la tratta, eccetera. Però sappiamo tutti che la tratta è una realtà fondamentale dell'economia del neoliberismo attuale. Quindi non possiamo pensare solo di tamponare e di correre dietro ai danni di ciascuna persona che cade. Dobbiamo combattere contro la tratta,
dobbiamo combattere, ma questo in generale politicamente parlando, ma come femministe, come donne che si impegnano in una lotta oggi, credo che dobbiamo continuare a riprendere il discorso contro la famiglia. Tradizionale, ma è anche in forme meno tradizionali che però riproducono dentro lo schema della famiglia tradizionale nella divisione di poteri, eccetera. Allora, poi però non vogliamo concretizzare perché allora sono d'accordo con te, ma fino ad un certo punto. Nel senso che mentre mi convince molto il discorso di Pia o di Caracorso, insomma non so, anche io a volte confondo perché scrivono insieme, per cui poi però lo contestualizzerei, nel senso che, come dire, per fortuna da quel punto di vista le famiglie e soprattutto il rapporto delle donne con la sessualità è molto cambiato grazie alle lotte delle donne femministe degli anni 70, cioè nel senso tutto quel lavoro nei gruppi di autocoscienza, a partire da sé dal proprio corpo, scoprire il proprio corpo, no? Cioè era una generazione che non si era mai vista nuda o quantomeno non conosceva la propria sessualità e che viveva la sessualità come un dovere coniugale. Per fortuna mi vengo a dire che nella stragrande maggioranza delle famiglie di oggi non è più così, cioè io non mi sentirei mai di dire è la stessa cosa, perché io non vivo la mia sessualità all'interno del mio matrimonio come un dovere ma come un diritto, non so come dire. Cioè, ma grazie alle battaglie che sono state fatte, cioè, come dire, non è che noi siamo noi diverse, la società è cambiata grazie a quel tipo di battaglie che in quel momento erano fondamentali, era giustissimo di ragionare in questi termini. Per fortuna io credo che adesso le donne, con tutta una serie di ambivalenze, soprattutto le adolescenti, adesso vivono in una situazione in cui hanno tensioni molto, come dire, contraddittorie, ambivalenti, c'è una sorta di schizofrenia in cui devono essere libere, emancipate, che vuol dire anche usare il linguaggio verbale, che vuol dire a volte usare le stesse modalità della maschilità egemone, per poi essere considerata troia semplicemente se sorridono o corteggiano un ragazzo. Dopodiché io sono d'accordissimo con Giulia sul fatto che andrebbe fatta l'educazione sessuale, poi io credo sapere, cioè come dire, ho una mia idea su perché in questo momento sia molto difficile, però magari ne parliamo dopo se non parlo solo io. Altre. Ma a me interessa riflettere su mi è piaciuto molto parlare dello stigma che hanno le donne, sia che scelgano che siano sex workers, sia che non l'abbiano scelto e siano state costrette, sempre poi da una violenza di genere, perché di solito molte delle ragazze che arrivano qua in realtà scappano dai paesi perché sono già in una situazione di violenza di genere, probabilmente domestica o del villaggio, no? E a me colpisce sempre con questo stigma poi, però alla fine impatti su quelle ragazze che noi vogliamo aiutare a uscire da una situazione di sfruttamento, perché poi quante persone a Modena sono disposte a offrire un lavoro a una ragazza nigeriana di colore attraente? Questa è la mia domanda. Quindi comunque criminalizzare il mestiere più vecchio del mondo va proprio a fare del male anche a loro. Sì, assolutamente così, condivido. Le donne poi soprattutto si trovano una difficoltà enorme, banalmente anche semplicemente per fare un tirocinio formativo. Non dico tanto un lavoro, un contratto di lavoro o che ne so, semplicemente un contratto, un tirocinio della durata di 2 mesi dove le persone comunque vengono in parte stigmatizzate, etichettate, come anche se il servizio quanto contatta la ditta, l'azienda non fa la biografia della donna, però è evidente che il datore di lavoro, a me mi è capitato personalmente quando avevo chiesto la disponibilità a una ditta nell'ambito delle pulizie,
di attivare il tirocinio informativo. Sì, perfetto, lo facciamo subito. Mandami i dati della persona tutto quanto, se mi vuoi già dire di andare adesso, che poi passo all'ufficio amministrativo, nome e cognome, e lì cadi la maschera. Ah, beh, però facciamo una cosa, mandami pure i curriculum che poi io sceglierò le persone, perché sai, questa è l'ingegnana, si deve andare negli uffici, è di colore, e la sa com'è, non è un altro immensa, mi è stato detto, ma se il mio cliente si è servito da una donna nera, ovvio che io perdo i clienti, quindi ovvio che questa c'è, banalmente solo per un tirocinio informativo che non ha nessuna spesa a carico dell'azienda, è tutto a carico del servizio, ma è effettivamente così, una stigmatizzazione troppo grande per le donne. Spesso magari le donne si trovano anche a fare dei tirocini dove non è, diciamo, il lavoro che vorrebbe fare, ma lo fai fare in quell'ambito di pulizia o di, perché non trovi un'altra azienda, non trovi un altro posto dove tu puoi dare questa possibilità alla persona, quindi effettivamente c'è e tanto. Io, scusate, intervengo un attimo, solo due secondi. Credo con questi appunto ultimi interventi che ci sia un forte razzismo, e qui voglio dire, lo possiamo vedere quotidianamente, e anche una femminilizzazione dei lavori, cioè i lavori, non so poi se vuoi dire qualcosa Emanuela, tu o anche le altre, sono lavori per donne, le donne nere sì, inseriscono nel nostro tessuto sociale italiano, europeo, di persone bianche, se sono e rimangono sottomesse. Basso profilo. A basso profilo, se poi raggiungono, ma non... Sì, questo vale anche dagli uomini. Certo, sì. Certo. Vai, vai. Sì. No, no. Ecco, c'è un commento su Facebook che si credo possa essere interessante, sul quale commentare, cioè... Ilaria che dice che non si può abbattere il patriarcato in qualche maniera facendo o legittimando come lavoro qualcosa che è alla radice del patriarcato. È interessante tutto questo stimolo, mi piacerebbe sentire cosa ne pensate. Allora, è un discorso un po' complesso. Io credo che in realtà anche con il sex work si possa abbattere il patriarcato, nel senso che il lavoro sessuale, il mercato lavoro sessuale sta cambiando, anche pensando al porno, no? Pensiamo a un porno mainstream dove i ruoli sono molto ben definiti, i corpi sono di un certo tipo, no? E nel corso degli anni è nata una nuova pornografia che cerca di sovvertire quell'immaginario lì, ed è lavoro sessuale. E così come tante altre forme di lavoro sessuale, anche adesso sta andando molto di moda, molto utilizzato OnlyFans per vendere i propri contenuti porno, erotici, e questi contenuti sono, c'è molta varietà, non c'è sempre, non sono solo donne, e anche questo, cioè le soggettività più volte del mercato lavoro sessuale, proprio perché il mercato è molto vasto, sono diverse. Certo, c'è una prevalenza di donne, soprattutto in alcuni settori, ma ci sono uomini, ci sono persone non binarie, ci sono persone trans. Quindi, secondo me c'è lo spiraggio, c'è la possibilità di, certo che è un prodotto, è uno dei prodotti del patriarcato, però c'è modo di abbattere il patriarcato non abbattendo il sex work. E un'altra cosa che un po' si collega, spesso le persone con sex work vengono percepite come oggetti in balia dei desideri di un uomo tendenzialmente, no? Cioè nel senso, le persone che fanno vari progetti di lavoro sessuale stabiliscono dei limiti, c'è un margine di scelta, poi c'è la sfera del contesto in cui lavori, però cioè, ci
sono dei limiti, non è che se tu paghi c'è l'accesso incondizionato al corpo, ad una persona e quindi sei un oggetto in di quella persona. Sei un soggetto che stabilisce un accordo con un'altra persona. Se poi questo accordo non è rispettato, quello è stupro. Stavo pensando mentre parlavi che sempre nei libri di Giacomo e Carlo Corso, non ricordo il quale, si parlava proprio, forse tanto ricordo, non mi ricordo, del piacere del potere, del potere che è insito la gestione, no? Per cui il cliente sente di avere un potere, ma un potere illusorio, invece sono io che ho un potere. Stabilisco confini, limiti, eccetera. E poi mi viene da dire, allora, premesso che nel mio mondo ideale non ci sarebbe questo mercato di sesso, io non sono contraria in assoluto a una transazione sesso-economica, però la vorrei equa, equilibrata, no? Non vorrei che ci fossero tutta nei clienti, non so come dire. Non vorrei che ci fosse lo stigma, non vorrei che ci fosse come dire, la violenza, la paura, l'impossibilità di rinunciare, anche questo era uno dei libri di Jacobo e Carlo Corso, no? L'impossibilità della lavoratrice del sesso, anche se bianca, anche se italiana, anche se autodeterminata, di poter denunciare, ad esempio, uno stupro. Come fa una che è considerata puttana a denunciare uno stupro? È quasi impossibile, è difficile anche per chi non è una lavoratrice del sesso, però diciamo che per una lavoratrice del sesso lo è ancora di più. Quindi, come dire, non mi piace, come dire, il fatto che è un mercato del sesso che si trae nutrimento dal patriarcato e dalle diseguaglianze in esso contenute. Detto questo, qual è la soluzione? No, rispondendo alla comprensibile sollecitazione della persona che ha scritto il commento, che io, come dire, ne comprendo la motivazione, comprendo perché ha scritto così, no? Perché anche nel mio mondo ideale questo mercato del sesso, un mercato del sesso che vorrei che non ci fosse. Diversa sarebbe se fosse un mercato del sesso in cui potrebbero esserci clienti e venditrici o venditori indipendentemente dal genere e non ci fossero disequilibri di potere o stigma in alcun tipo. Però che cosa facciamo? Lo proibiamo? Vabbè, però il proibizionismo non ha mai. Oppure facciamo come nel nostro sistema questa legge ambigua, che peraltro la senatrice Melvin è stata una grandissima, a mio parere, nel senso che lei voleva combattere lo stigma. Poi quello che mi è uscito è stato un compromesso un po', come dire, che non funziona molto, molto, secondo me, molto nella nostra cultura del. Non mi piace, cioè, come dire, non sta bene ma deve esserci, no? Come dire, un male necessario, no? Per cui la prostituzione non è reato, perché però è reato tutto quello che c'è attorno, perché non si capisce bene. Ok, io posso fare la lavoratrice del sesso, però la mia proprietaria di casa può essere accusata, e se io mi faccio notare dal cliente non va bene, posso essere accusata, cioè, allora dimmi in che modo posso. Quindi, però vabbè, è già stato comunque, è stato un frutto di compromesso, non a casa, la discussione della legge è andata avanti 10 anni, quindi immagino. Quindi, come dire, anche volendo accogliere la giusta, comprensibile, quantomeno obiezione, che si fa? Cioè, se non il lavoro straordinario che fanno le operatrici, se non la battaglia politica che fanno le lavoratrici nel senso come Giulia, cioè in qualche modo dobbiamo tamponare, certo non è la soluzione, però nella speranza che poi un domani si possa arrivare a un mercato del senso completamente differente. Cioè io non vedo alternative, perché la proibizione anzi, la proibizione rende più fragili le lavoratrici che sono fragili nel mercato del sesso. Quindi cosa facciamo?
Cioè, questa cosa qua, secondo me, forse di quello che dicevi tu, no? Per me riconoscere che c'è qualche cosa di comune su quella violenza lì, c'è una possibilità d'azione. Allora, una cosa che mi ha sempre stupito tantissimo è quando a un certo punto venne emanata una legge che era il famoso articolo 18 bis, cioè se tu eri una persona irregolare e subì violenza, ok, potevi chiedere un permesso di soggiorno che era simile a quello dell'articolo 18, quindi non era tratta, non era assolutamente sessuale, non era violenza. Io mi sono sempre chiesta, ma che differenza c'è tra quella roba lì e la legge del femminicidio? No? Erano anni in cui non se ne parlava tantissimo, è arrivato dopo, no? Però forse nel riconoscere che questa cosa lì appartiene anche a tutte noi, in qualche modo, e quindi non che è qualcos'altro, esatto, ok? Ma che quello lì può anche significare, poi non è facile, cioè non è facile, però è anche vero che se c'è una condivisione su quella dimensione, allora forse anche tutto il resto viene relativizzato, cioè è vero che oggi è cambiata la società, no? Però forse in alcune, come dire, in alcune posizioni siamo noi stessi che le rafforziamo e le profittiamo. Allora, io ho lavorato, cioè la mia formazione è avvenuta dentro la casa delle donne, quindi insomma riconosco sempre. E una cosa che a me mi ha sempre molto colpito è, non pensiamo alle vittime, cioè alle donne necessariamente come vittime, per tutto il tema che abbiamo sempre detto, anche nella violenza. Se voi ci pensate, quello che sta succedendo nel piano costituzione e sul tema tratta e sfruttamento sessuale e tutte le forme di sfruttamento, è invece questo, cioè noi stiamo riconoscendo solo ed esclusivamente la condizione di vittima, no? Ne parlavamo, dicevamo, se tu racconti quanto sei vittima, se tu sei corpo, e io odio questo termine, capiamoci, nel senso che allora, se c'è quell'atteggiamento lì che è molto patriarcale, no? È molto patriarcalista, più che patriarcale, allora va bene, ma perché riguarda, no, un'altra parte? Allora io credo che forse la possibilità di azione in un'ottica di trasformazione, di cambiamento, sia considerare che forse è qualche cosa che ci appartiene in un modo più profondo di quello che magari ci raccontiamo. Ecco, questa secondo me è una chiave molto politica, quindi complessa, però credo che stia lì, no? Cioè non essere noi nel riprodurre nelle migliori intenzioni del caso, però qualche cosa che acquisce quelle distanze e quella separazione, no? Quindi se ho capito bene, un movimento politico di donne che riconosce la donna. Sono d'accordo. Questa è la risposta, perché se non lo facciamo, è molto banale, lo capisco, però forse è banale, è affatto banale secondo me. Ed è proprio quello che io cercavo di comunicare, cioè di dire smettiamo di litigare, troviamo le contraddizioni, il punto di contatto, quello nel quale possiamo andare avanti, modificando anche il linguaggio. Io personalmente ho fatto questo lavoro su me. Se io confronto il linguaggio che utilizzo in trasmigrazione con il linguaggio che ho utilizzato nel 2006 in un altro libro che si chiamava L'altra donna, è un linguaggio completamente diverso. Forse non ci avete fatto caso, oggi non ho mai parlato di vittime di tratta, ma di donne sfruttate nel mercato del sesso. È stato un lavoro che ho fatto inizialmente su di me, cioè di autoconsapevolezza, però io credo molto che sia questa la strada, cioè trovare delle alleanze tra sex worker, studiose, femministe, operatrici, e come dire, è un tema che ci riguarda, e comunque costruire alleanze, modificare lo sguardo, modificare il linguaggio. Certamente sul piano istituzionale è un po' più complicato, perché cioè, voi lo sapete meglio di me, un po' più di vincoli, un po' di paletti, e quindi questo discorso non arriva. Cioè, o sei vittima, o mi dimostri che sei una vittima passiva, ma se tu scopri che tu eri già prostituta nel tuo paese, cosa vuoi da me? Cioè, vuoi sapere cosa venire a fare qua? Esatto. Un altro. Esatto. E peraltro, correggetemi se sbaglio, oramai lo sanno cosa vengono a fare, poi magari ci sono delle ambiguità sulle... Ma perché l'unico modo per... è un obiettivo, come dire, è un progetto migratorio, cioè un'altra... Ora, insomma, andate proprio dalla famiglia,
famiglia stessa, esatto, che sostengono la persona, ma questo riferisco anche alla parte maschile che si parlava, certo, prima, anche la parte maschile può avere una danza mente forte da parte della famiglia, certo, come anche la donna, che sanno la maggior parte di quale ovviamente cambia, diciamo, le modalità e lavoro per sé qua, quindi cambia su quello, ma ormai si sa, sì, sì, quasi, sì, sono le, insomma, quale lavoro che in realtà aspettano le donne nigeriane fatto dal mondo scendere in genere. Ma anche su questo c'è una sorta di rimozione, cioè io come studiosa di tratta, la Germania non è che sia tanto riconosciuta come studiosa delle migrazioni, no? Cioè, dire, se ti occupi di imprenditoria etnica, allora sei una studiosa delle migrazioni. C'è addirittura un libro di sociologia delle migrazioni in cui c'è scritto, allora, c'è chi si occupa di famiglia, c'è chi si occupa di questo, c'è chi si occupa di questo, e poi ci sono le femministe che si occupano di tratta. Cioè, esatto, ok, d'accordo. Cioè, per cui invece dire che le donne migranti sono state nel mercato del sesso sono in primo luogo migranti significa anche mettere in discussione tutto il sistema delle leggi che regolano i flussi, no? Cioè è l'unico modo per molte. Cioè, finché sarà impossibile emigrare regolarmente, è chiaro che. Altro su Facebook ormai cioè diciamo che sì, lo stile comunicativo si vede che ha una certa ora si lascia un po' andare, non porterei qui il dibattito che si sta incalzando. A me piaceva, visto che poi tra qualche mese sarà anche l'anniversario. Noi qua a Modena abbiamo avuto una ragazza che era uscita dalla tratta, dal percorso di tratta, Anita Benedita, che è stata uccisa da un cliente per la quale abbiamo organizzato una fiaccolata, e vorrei ricordare che lei, anche per diciamo, il tono e i commenti che sto leggendo su Facebook, che lei, avendo tipo famiglia allargata da mantenere in Africa, anche se era uscita dalla tratta, c'erano dei momenti in cui ricorreva al lavoro sessuale per quando ne aveva bisogno. E quindi riuscire a lavorare tutte per combattere questo stigma, in realtà è un vantaggio credo per tutte, perché mi sembra, cioè, durante quella fiaccolata ricordo tantissime ragazze che dicevano chiaramente che doveva essere, cioè che era quello che facevano e che non volevano essere giudicati per questo. Quale chiusura migliore? Esatto. Grazie a tutte davvero. Ci salutiamo le dirette Facebook. No, non vado lì. No. E va bene, grazie a tutte, grazie, e speriamo che sia solo l'inizio.